Dalla quarta di copertina, con questo atlante, Judith Schlansky ci conduce in 50 isole remote, lontane da tutto e da tutti che non troverete mai con Google Earth. Da Tristan da Cunha fino all'atollo di Clipperton, dall'isola di Natale a quella di Pasqua, e ci racconta storie misteriose e bizzarre, storie di animali rari e di uomini strani, di schiavi naufraghi e di solitari studiosi di scienze naturali, esploratori smarriti e folli guardiani del faro, naufraghi dimenticati e marinai ammutinati. Sono le storie di Robinson, volontari e involontari, che dimostrano che i viaggi più avventurosi si svolgono sempre nell'immaginazione con il dito sulla carta. Oppure, direi io, dal divano. Stiamo parlando di Atlante delle isole remote, 50 isole dove non sono mai stata e mai andrò. Questo è un libro che mi è stato regalato e ve lo segnalo perché, per esempio, potrebbe essere un'ottima idea a regalo, anche perché le amiche che me lo regalarono dissero: questo è uno di quei libri che tanto si desiderano, ma che è difficile comprare per se stessi e quindi vanno regalati. E in effetti avevano ragione. Questo è un libro, tra l'altro, che è piaciuto un sacco anche a mio marito e quindi, anche per i non amanti della lettura, può essere un regalo spiritoso e interessante, soprattutto se è gente che ama gli Atlanti e ama viaggiare. In questa raccolta si trova una descrizione di una cinquantina di isole che sono effettivamente remote, che è difficilissimo trovare sulla cartina geografica e che però qui si possono vedere. Adesso io non so cosa riusciate a vedere lì, ma qui c'è tutto il planetario e dei puntini bianchi in cui queste isole sono mappate. Sono delle isole praticamente lontane da tutto e da tutti e di difficilissima raggiungibilità. Infatti, cioè, ci sono isole nelle quali si può arrivare soltanto quando il vento spira in un certo modo. Isole cercate da diverse spedizioni e mai più ritrovate, nonostante fossero state mappate in altre occasioni. Isole nelle quali non è, cioè, isole disabitate, isole nelle quali abitano delle popolazioni semi sconosciute, isole sparse un po' in giro dappertutto nel mondo, delle quali moltissime narrano delle storie particolari di scoperte, di popolazioni che ci abitano, di popolazioni che ormai l'hanno lasciata. E quindi, oltre a mostrarci quest'isola qui, adesso vi apro una pagina a caso, quindi vedete la piantina dell'isola in sé e qui viene fatta un racconto dell'isola che non è tanto una vera e propria descrizione dell'isola, quanto un aneddoto, una storia particolare, la storia della scoperta, la storia di come venne abbandonata, magari la storia di un qualche esploratore celebre che la trovò, la storia della popolazione che ci vive. Quindi ci sono proprio dei testi particolarmente interessanti perché davvero sono degli aneddoti curiosi e mai sentiti di fianco ad una cartina che davvero dice poco, ma che comunque il lettore è aiutato dal fatto. Adesso io ne ho aperto un altro a caso, ma sono fatte tutte nello stesso modo. Qui c'è un minuscolo planisfero nel quale l'isola è posizionata e ci si rende conto davvero che queste sono isole remote, lontane da tutto, difficilissime da raggiungere e che nella maggior parte dei casi raccontano delle storie tragiche. Davvero un ottimo libro per viaggiare dal divano perché appunto si può sfogliare. Io l'ho spigolato qua e là, aprendo le pagine così come veniva, senza andare in ordine. Si può ovviamente andare anche in ordine e leggersi tutte le storie di queste isole, lasciandosi trascinare da sorrisi più o meno amari e da una bella scrittura, tra l'altro, perché la Schlansky ha un bel modo di intrattenere raccontando queste storie di isole. E tra l'altro, vi vorrei citare proprio l'inizio della sua prefazione in cui dice: il paradiso è un'isola, anche l'inferno. Secondo me super consigliato e credo ci siano degli altri Atlanti oltre a questo editi da Bompiani. Io possiedo soltanto questo perché appunto era stato un regalo, però mi riprometto di fare una piccola ricerca anche sul sito di Bompiani, vedere se ci sono altri Atlanti che vale la pena di portarsi a casa, con cui viaggiare dal divano quando non si può prendere un aereo, un treno o un pullman per viaggiare, o una nave se vogliamo davvero andare così in questi posti remoti. Ci si siede sul divano e si sogna di essere altrove. Questo era il mio libro per viaggiare dal divano di questa settimana. Raccontatemi voi sempre se avete dei consigli per viaggiare dal divano con un libro. Noi ci rivediamo lunedì con il prossimo video dedicato ai libri tout court e nel frattempo buone letture a tutti.